Mister, questi 6 punti conquistati nelle ultime due uscite contano più per la classifica o più per il morale e la convinzione del gruppo? Sicuramente per la classifica contano perché obiettivamente se non riuscivamo a fare questi due risultati la situazione poteva aggravarsi ulteriormente, quindi sicuramente sotto l'aspetto della classifica ci dà una mano, però quello che mi interessa maggiormente è aver visto la crescita della squadra, questa è la cosa che più mi premeva. Cos'è cambiato, se qualcosa è cambiato rispetto al periodo negativo precedente? Ma qualcosa è cambiato perché i risultati sono frutto di tante situazioni. A livello di prestazione, secondo me, cioè non mi faccio condizionare dal fatto che abbiamo vinto queste due partite, perché secondo me a livello di gioco, di interpretazione della partita, pure altre volte abbiamo fatto bene, se non meglio, di queste due partite. È cambiato però l'atteggiamento, la voglia di tutti insieme di portare a casa un risultato positivo, la concentrazione. Basti pensare che noi su 14 gol ne avevamo subiti 9 su palla inattiva, le altre perché avevamo perso la marcatura in area, quindi insomma erano disattenzioni ed ero convinto che un po' più di concentrazione, cattiveria agonistica ne saremmo venuti fuori. Si lavora con più tranquillità, in un certo senso, anche tu personalmente ti senti un po' più tranquillo dopo questi risultati positivi? Ma per chi fa questo mestiere, quello di allenatore, la tranquillità non esiste mai perché è sempre uno sbalzo. In 2 settimane fai bene, ti senti tranquillo, poi magari dopo 2 settimane si capovolge tutto. Questa è la regola del mestiere, quindi non mi preoccupa più di tanto. Io sono convinto dal lavoro che faccio, delle idee che propongo ai ragazzi. E il fatto che comunque mi gratificano, perché vedo pure da parte loro un'abnegazione nel percepire, mi fa rendere orgoglioso di questo. Dopo due scontri diretti arriva la trasferta di Avezzano, partita difficile contro una squadra che sta facendo molto bene. Sicuramente andremo a incontrare una squadra attrezzata inizialmente per la vittoria del campionato. Erano questi i propositi del presidente Paris e penso che ha allestito una squadra all'altezza per ottenere questo risultato. È una partita difficilissima, una partita che probabilmente non basterà neanche il bene fatto sabato scorso contro Monticelli, ma dovremmo fare una gara perfetta. E per fare una gara perfetta abbiamo bisogno pure di fare una settimana perfetta, quindi già da oggi i ragazzi li ho visti decisi, motivati e quindi spero che possiamo continuare questa striscia positiva.